oppure sanzioni per i pedofili, per chi si macchia di reati di abuso e sfruttamento dei minori e per chi scarica online materiale pedopornografico. Lo prevede una proposta di direttiva, di cui è relatrice l'eurodeputata Roberta Angelilli del PPE, approvata all'unanimità presso il Parlamento europeo. La nuova direttiva, ha affermato l'Angelilli, rappresenta un passo in avanti per la tutela dei nostri figli. Siamo pienamente convinti che il progetto della TAB debba essere realizzato e siamo impegnati a supportare lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti che contribuiscono alla modernizzazione dell'Italia e dell'Europa. Lo scrivono 42 europarlamentari italiani di diverso orientamento politico, PD, PDL, UDC e Lega, in una lettera al presidente della Commissione UE, José Manuel Barroso, e al commissario ai trasporti, Siim Kallas. Bruxelles intende raddoppiare il numero di giovani, insegnanti e ricercatori che ricevono borse europee per studiare e seguire una formazione all'estero, dagli attuali 400.000 beneficiari l'anno a quasi 800.000. È questo uno degli obiettivi, ha annunciato Andrulla Vassiliou, commissaria all'istruzione e alla gioventù, dell'aumento del 73% dei fondi europei nel bilancio 2014-2020. È in arrivo una vera e propria rivoluzione per l'attività di pesca in Europa. L'Unione Europea ha varato una riforma il cui obiettivo centrale è ottenere una pesca sostenibile che non metta a rischio la riproduzione delle risorse del mare. I pescatori dovranno limitarsi a pescare le risorse in eccedenza, ha detto il commissario per la pesca, Maria Damanaki. La flotta, non più in attività, potrebbe dedicarsi alla pulizia dei mari, come la raccolta di plastica. Deborah Serracchiani del PD è l'europarlamentare in assoluto più seguito su Facebook con circa 56.000 fan e su Twitter con oltre 22.000 follower. Il dato emerge utilizzando la nuova applicazione del Parlamento europeo che consente di visualizzare le statistiche di gradimento sui nuovi media di ogni singolo eurodeputato. La Serracchiani supera anche il presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, che si assesta intorno ai 35.000 fan su Facebook. È tutto, Ansa Live dà appuntamento alla prossima edizione.